Buongiorno, leggiamo oggi dall'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 22 a 26, in modo succinto per brevità. Non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la fede, per dimostrare la sua giustizia, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dio è indulgente? Vi sono persone che fanno assegnamento sull'indulgenza di Dio riguardo alle loro colpe. Ma Dio è davvero indulgente? Può passare alla leggera sul peccato? Può sacrificare la sua santità per manifestare la sua grazia? Non è possibile. Quando sulla croce Gesù portava il peso dei peccati di quelli che avrebbero creduto in Lui, Dio l'ha giudicato come un colpevole. Eppure era suo figlio diletto e i peccati che portava non erano i suoi. Ma la loro espiazione esigeva il giudizio di Dio. Non dobbiamo contare sull'indulgenza divina. Dio non è indulgente, è giusto. E poiché Gesù ha preso su di sé la nostra colpa e ha subito il castigo che noi meritavamo, il prezzo della nostra salvezza è stato completamente pagato. Dio non esigerà un ulteriore pagamento. Occorreva il sacrificio di una vittima santa che non avesse mai conosciuto il peccato per poter espiare quello degli altri. È scritto in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 3: Cristo morì per i nostri peccati. È questo che bisogna credere. Dio non è indulgente, è amore. Egli offre fin da ora un perdono completo, non una riduzione di pena. Nessun uomo al mondo, per quanti poteri abbia, ha il potere di perdonare i peccati, perché tutti hanno peccato. Ma Dio non si ricorderà dei nostri peccati, poiché il sangue di Gesù ci ha purificati. Dio è giusto nei confronti del suo Figlio e dell'opera da lui compiuta, quando giustifica colui che crede. Chi ha completa fiducia in lui ha la pace con Dio per l'eternità. Che il Signore ci benedica.